Amici appassionati di calcio laziale, buongiorno e bentrovati dallo stadio Antonio D'Annibale per la quarta giornata di campionato, promozione Girone C, il Priverno che non ha ancora degustato il dolce sapore della vittoria, ospita l'Atletico Ardea in cerca di continuità dopo il successo interno contro il Montesacro. Sono entrate le squadre in campo, un saluto da Niccolò Cecchi di Live Sport Academy. Kick off, si parte, inizia la sfida. La gara che verrà diretta dal signor Antonucci della sezione di Frosinone in sinergia con gli assistenti Iaboni di Frosinone e Simoncelli della sezione di Albano Laziale. Parte Federici, guarda dentro con il piattone a cercare il cross e il colpo di testa di Caratelli. Palla fuori. Fischia due volte il direttore di gara, termina dunque la prima frazione di gioco scarna di emozioni, le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Palla al centro e si riparte. Un pallone della ripresa gestito dal Priverno all'interno della propria metà campo. Stabile, lancia lungo. Lontana tutto. Caratelli, Triozzi, gioca centralmente nei meandri del rettangolo verde, l'apertura di Schiumarini verso Nico Federici che corre sulla fascia. Federici si accentra, il tip tap del numero 88 funziona, poi il tiro, respinge Bottiglia. Altra rimessa laterale, sempre Caratelli, si muove Triozzi, prende posizione Schiumarini, servito proprio il numero 2. Che va a cercare la bandierina, arriva il traversone sul primo palo, la palla viene prolungata al colpo di testa di Orlando, proia da fuori dall'area di rigore, cerca la porta, ma non la trova. Oliva alla rimessa laterale, dietro per De Paolis, e in maniera imminente si abbassa Ugolini a ricevere. Oliva. Triozzi parte molto largo dalla destra, lancia in profondità, Tovalieri, controlla Tovalieri, se la sposta, poi cerca il pallonetto e non trova la porta. Lancia lungo Bottiglia. De Paolis respinge di testa, Federici la mette al centro, Schiumarini si apre un varco e cerca la profondità per Tovalieri che controlla, poi calcia a cercare il secondo palo, non lo trova per un soffio. C'è stata deviazione, allora calcio d'angolo. Caratelli riceve, libero, controlla e avanza. Triozzi. Il tip tap del numero 3 per liberarsi della pressione. Poi il cambio gioco, eseguita alla perfezione verso Mastro Giovanni. Sale Oliva ad accompagnare la manovra offensiva. Mastro Giovanni carica il destro. Bottiglia respinge. Triozzi. Verso Schiumarini, che la rimette al centro sul secondo palo, Tovalieri, ma la palla non è entrata, illusione del gol. Parte Federici, col destro, a giro, di poco alto sopra la traversa. Bello lo stop, il servizio verso Confitti che poi però sbaglia a verticalizzare. Allora Caratelli ne esce bene da una situazione scomoda. Mastro Giovanni aumenta il passo, l'apertura verso Tovalieri che si defila. Lì vicino c'è Triozzi, Tovalieri va da solo e cerca il traversone in aria. Celiani tocca, la palla rimane in quella zona e poi la raccoglie in maniera definitiva Bottiglia. Orlando lancia lungo Uzzeri. La controlla il numero 11 alle spalle alla rack, scarica dietro, non c'era, fortissimo dall'altra parte, è buono il traversone, palla dentro, lo con la mano sul tiro da parte di Ugolini, veramente in maniera involontaria, tiro di Di Marco, toccato con la mano Ugolini e calcio di rigore per il Priverno. È pronto dagli 11 metri i Conflitti contro 4-8. Parte ora Conflitti col mancino, 4-8, la respinge, salva il risultato. Bottiglia lancia lungo ed arriva ora il triplice fischio, termina qui l'incontro, 0-0 è il risultato finale. Primo punto in campionato conquistato dal Priverno,
e secondo risultato utile consecutivo a favore dell'Atletico Guardia.